Gentili amici, buonasera da Antonio D'Arco, qui dallo studio di Salerno, Radio MPA, tutto granata come al solito l'appuntamento del giovedì, nonostante i momenti difficili della Salernitana. Ecco qui il momento che questa sera tutti quanti vogliamo stare uniti, perché si gioca l'ultima partita, tanto ne stiamo parlando, siamo rimasti male dopo la sconfitta perpetrata di sabato scorso, e quindi automaticamente senza parole vorremmo trovare noi delle parole questa sera per darci anche manforte per l'ultima di campionato, dove devo dire la verità, all'inizio, subito dopo la gara di sabato, tutti quanti eravamo d'accordo, la Salernitana non fa qui, non fa lì, poi alla fine Salernitana che ha trovato un sistema, ha cambiato Gregucci, ma questo andava forse fatto prima, ne parleremo in trasmissione, ha messo Meneghini, è tornato qui a Salerno Meneghini, proprio qualche ora fa c'è stato l'annuncio ufficiale da parte della Salernitana sul sito, Meneghini che comunque sta già dirigendo gli allenamenti della Salernitana, quindi si spera per la partita di Pescara. Vi ricordo che Tutto Granata è una trasmissione di tuttosalernitana.com e di Granata 100, con noi in studio questa sera come al solito c'è Luca Esposito e Maurizio Grillo, ancora con noi c'è Gaetano Ferraiola. E allora, linea subito al nostro, a quello che parla, a quello che introduce la trasmissione. L'umore dei tifosi non è sicuramente. No, no, ti diamo preferenza per un semplice motivo, perché le persone ti aspettano. Abbiamo tanti di quei commenti che ci stanno. Dice: voglio sentire Luca Esposito. Luca, è Buonasera a un, tutti gli ascoltatori di ecco, MPA TV. è un momento molto, ma molto difficile. Piove. In questo io potrei, anzi, se mi permettete di rifare o riformulare, tanto tonò che diluviò proprio, perché siamo davvero alla frutta. Ci eravamo lasciati con la speranza che la partita contro il Cosenza poteva essere la svolta, partita della svolta, non la partita dove la Salernitana doveva conquistare 3 punti per questa benedettissima salvezza. Che però non è arrivata, anzi, è arrivata la quarta sconfitta consecutiva, e tanto e tanto tanto sconforto. Ho visto addirittura gente piangere in tribuna. Quindi davvero c'è una depressione, no? E in città si respira davvero tanta amarezza, e anche giusto. Quindi questa cosa che sta succedendo a Salerno, perché davvero è brutto vedere una squadra, una tifoseria che aveva, anzi, gli avevano fatto credere a inizio campionato che questa, nell'anno del più bello, del centenario, potesse raggiungere i playoff. A meno, chiaramente, perché chiaramente era anche legittimo, sono 4 anni la Salernitana in Serie B ed era giusto quest'anno con il format 19 squadre tentare al raggiungimento di questo traguardo. E è stato l'epilogo. Io spero che l'epilogo, ne parleremo poi settimana prossima, mi auguro che l'epilogo sia, diciamo, in agrodolce, no? Che domenica, sabato allo Stadio Adriatico di Pescara si possa arrivare almeno a un punto per. Io sono semi pessimista, nel senso che da una parte mi auguro che la Salernitana possa salvarsi senza playout, e dalla parte anche un punto, l'importante è sperare ancora nella categoria tramite appunto i playout, nel caso in cui dovesse arrivare notizie dagli altri campi non proprio, diciamo, incoraggianti. Per cui io mi auguro che, poi passo a Maurizio, che ci sia la svolta, che con Menichini, ecco, Menichini che non si, io l'abbiamo anche, tra l'altro, il collega Baldi su Tutto Salernitana ha riportato una cosa giusta. Io come direttore della testata condivido sempre, chiaramente, non che poi io scarico la colpa al giornalista di turno. Sono d'accordo, d'accordissimo, di più d'accordissimo con il collega, perché ha espresso la verità, ha detto la verità. Poi chiaramente voi siete liberi, noi ci mettiamo sempre la faccia, ci mettiamo il nome, la firma, e poi ho letto dei commenti. Chiaramente io vi lascio commentare, è chiaro che non cancello nulla, sono molto democratico su questo, però
Però dovete imparare a rispettare, attenzione, rispettare l'idea degli altri. Se Baldi in quel frangente ha ritenuto di dire scrivere quelle cose su Minichini e Chionichini, sì, un allenatore che è stato fermo, bisogna dirlo, no? Quest'anno aveva zero richieste, è ritornato a Salerno, no? Che sia adesso cioè, voglio dire, il salvapopolo. Non devi, perché abbiamo saputo che. Abbiamo letto che vorrebbe rivoluzionare la squadra, non deve rivoluzionare niente, anche perché giocare con Gigliotti, con Javan Anderson, con Orlando che non è a 90 minuti, tenere fuori Rosina, Puccino, Calaiò, è da pazzi. Quindi voglio dire, è come ha scritto il collega, se vuole prendersi meriti, è giusto che nel caso in cui dovesse. Noi ce l'auguriamo, vincere a Pescara. Vincere a Pescara significa che i meriti sono di Menichini, che ha messo l'11 giusto, l'11 ideale, no? Però se perde, deve prendersi in egual misura anche le colpe, no? Che dice, se vince, sale sul carro con la bandiera, e poi se perde, no, è colpa, io 4 giorni, che cosa potevo? No, no. Si deve assumere le responsabilità, perché la squadra che mette in campo la mette lui. Se dovesse appunto mettere in campo questi giocatori che secondo me durante l'anno non hanno dato Ti posso una. stoppare un Sì. attimo? Io ti devo fare una domanda perché voglio Sì. metterla anche su. Siamo, perché st Questo è siamo, Maurizio Grillo, Maurizio siamo, Grillo. siamo. Cerchiamo di sdrammatizzare un po', no? Certo. Perché sennò veramente qua ci Certo, mettiamo a piangere se esaminiamo la situazione della Salernità. Facciamo il gioco dei pacchi, no? Tu sei lì, hai il pacco dove c'è la salvezza, il pacco dove c'è la retrocessione. Io faccio il dottore e ti offro i playout. Tu cosa fai? bella domanda. Io rischierei col pacco della. Io rischierei col pacco della salvezza matematica. Perché andare anche playout sarebbe l'ennesima mortificazione. Ma tu lo sai che si rischia la retrocessione diretta? Diciamo un pacco che però ti deve far scegliere anche l'avversario dei playout. A quel punto sì. Ma pensare Beato lo sai solo all'ultimo momento, non lo puoi sapere prima. Io Perché spero che sia secondo me. Venezia, perché Sì. Venezia Oh, è io ho la fatto squadra la più domanda, insomma, che abbordabile. secondo me cioè, è imbarazzante perché sinceramente io qualche dubbio lo avrei. Cioè, io mi giocherei, come dice Gaetano, se dovesse essere il Venezia la squadra ai playout, probabilmente io accetterei il discorso dell'offerta dei playout. Però giustamente diceva Gaetano. Non possiamo sapere chi ci sarà, magari ci ritroveremo il Foggia nei play-out e quindi sa, giocare con il Foggia, insomma, penso che abbiamo poche speranze. Il Foggia ha già dimostrato di essere più forte Però di noi. tu mi insegni, Maurizio, che le partite nei playoff e playout si azzera tutto. Quindi, sì, Insomma, tu dici che guardando questa linea perderebbe anche una squadra di dai, Serie D appunto. attualmente, sono d'accordo. Però, ragazzi, noi dobbiamo cercare di dare delle. Dobbiamo fare delle critiche costruttive. E io credo che la Salernitana, davvero, sperando che il Padova faccia la sua partita, che il Carpi faccia la sua partita, che Castori, che l'uomo. Che comunque ho apprezzato perché è uno meritocratico, è uno che non si fa scrupoli, spero, anche perché il Carpi, anche se è retrocesso, nel caso in cui buttano giù il Palermo, potrebbe avere il fatto che la Serie B ha 20 No, squadre, ci sono tanti commenti, poi. potrebbe, finisco, e quindi speriamo che Palermo e scusami, che Carpi e Padova si giochino la partita. Allora, sono già tanti i commenti che stanno arrivando, insomma. Innanzitutto Francesco Carano se la prende un po' con Di Gennaro, insomma, dice che sta facendo il turista a Salerno. Allora, Vincenzo Danzi invece, buonasera a tutti, questo è un momento molto delicato. Ribadiamo che oggi la cosa prioritaria attualmente è la salvezza, poi via tutti i mercenari. Forza Sariana, siamo veramente d'accordo. No, facciamo, salviamoci e poi mandiamo tutti via. Normale. Infatti, poi va bene. Sabato Martuccello ci chiede indicazioni sulla formazione. Questo poi lo facciamo magari dire Sì. a Gaetano dopo. Qualcuno invita. Io non lo so che malattia di Gennaro, lo posso immaginare. Che malattia, insomma, la stessa malattia di quando mio figlio non vuole andare a scuola, insomma.
praticamente. Giuseppe Bottone fa un po' di ironia, suppongo, dice no, non rivoluzioniamo nulla, perché cambiare una squadra con un ruolino di marcia da primato? Allora, Bottone, vai tu sulla panchina e fai sulla squadra. Sei tutti quanti bravi a fare. Ragazzi, non si sogna, ma scusa un attimo, ma puoi giocare meno Orlando che non ha giocato mai per non hai 90 minuti? Perdonatemi. Cioè, o no, ragazzi, ormai tenete questa squadra. Questa è la, anche perché, ragazzi, non è secondo me non è stato mai un problema di singoli, è stato un problema come è stata messa in campo la Salernitana. Non si può vedere Lopez in quella posizione, oppure Mantovani quando ha giocato fuori ruolo. Quello è il concetto, non so se sei d'accordo con me, non lo so. Gaetano, come la pensi? Tu che sei più io penso questo, che tutti abbiamo invocato Orlando, però farlo esordire dal primo minuto dopo due anni in una partita decisiva contro la quarta in classifica. Del resto l'hai detto tu, insomma, Menichini ha vinto a Sereno, mi è fermo da due anni, quindi probabilmente non stiamo parlando di Mourinho. È una brava persona, sicuramente. Tutti bravi siamo, è un buon motivatore. Ma però siamo a Chiesa, io sono d'accordo con te, è troppo semplice dire se la salva l'ha salvata Menichini, se hai accettato ti prendi anche le sue responsabilità. Vabbè, qualcuno se la sta prendendo con voi, perché dice che insomma qualche fratello di Menichini. Sì, qualche fratello di Menichini se la sta prendendo. Salutiamo Alessandro Garaffa, Daniele Fox, ma scusi, lei fa l'allenatore, non so se si riferisce a Gaetano o a Luca. Non mi sembra che Menichini sia uno sprovveduto, forse sta facendo perché è disoccupato a due anni, forse sta facendo leva sulle motivazioni dei calciatori e sulla condizione fisica. Poi Alessandro Colucci, lasciate stare Menichini. Perdonatemi, non iniziate a criticare. Allora, ragazzi, scusatemi, se il problema non è l'allenatore, no? Perché non credo che Menichini quattro giorni alla bacchetta magica. Mettiamo il caso che la Sana vince a Pescara con gli stessi uomini, ok? Con gli stessi uomini, gioca Orlando, gioca perfetto, messi in una posizione di campo naturale, senza sdoppiarli, senza, perché Lopez ha giocato per la maggior parte sempre fuori ruolo, lo stesso Mantovani, lo stesso Casasola, quasi tutti, diciamo, no? Quindi vediamo adesso cosa succede. Quando sappiamo, non siamo a dire che noi siamo bravi a parlare, per carità. A me fa piacere che Orlando entra e fa tre gol, però se poi questo non succede, se prendi tre gol al primo tempo e poi vuoi far entrare Calaiò, vuoi far entrare Rosina, non è troppo tardi? Quello è il concetto. Volevo rispondere Alessandro che dice questa cosa, Colandone è stato massacrato perché non faceva giocare Orlando. Allora un conto è che tu metti questo ragazzo gradualmente, ma qua parliamo di una partita che è più di una finale, mettere sulle spalle di un ragazzo, quello, a volte l'italiano va anche capito. Allora questo nessuno ce l'ha con Orlando, anzi penso che noi abbiamo sempre detto che tra gli errori degli allenatori è che sto ragazzo l'hanno trattato male. Però tu vai a pescare una partita che gli ultimi 10 minuti dobbiamo stare minimo 0-0, metti sti ragazzi che non giocano da due mesi, rischi di andare all'intervallo con un passivo che non ti permette di recuperare. Sì, allora ma io volevo fare una domanda prima che vai avanti, anche perché il fatto di fare l'allenatore, mette Orlando, non lo mette e così via, ma sto Menichini, no, fin qui ha assistito alle partite della Salernitana, conosce l'ambiente all'interno. Io non penso proprio che sia lui a dettare al 100% tutta la formazione, ma sicuramente si parlerà anche di collaborazioni. Allora, per ma Antonio, quando io scrissi su Facebook che arrivò Gregucci, no? E scrissi che non ero d'accordo con questa, con l'assunzione di questo tecnico, con tutti quanti su Facebook, stai zitto, non capisci niente. Adesso, cioè, adesso Menichini è passato per un santo, quando poi ha avuto, io se non erro, se non ricordo male, ha ricevuto anche delle aspre critiche in passato, no Menichini? Sì, aiutatemi voi a capire. Allora, ma perciò non è stato riconfermato, scusami. Allora, adesso non facciamo passare Menichini per il nuovo Mourinho. Sicuramente sosteniamo Menichini, perché in questo momento Menichini sta cercando di salvare la Salernitana, quindi forza Menichini e cerca di salvare la Salernitana. No, ovviamente questo è inutile che ci sono convinto di una cosa, cioè, no? Adesso fa passare Menichini come se fosse Mourinho della situazione, ma Menichini ha solamente una funzione, secondo il mio avviso, è una mia considerazione, quella che tengo giustamente, non di quella di fare la formazione, perché sicuramente l'allenatore, cioè, anche se va Luca Esposito in questo momento sulla panchina della Salernitana, che conosce l'ambiente, conosce i calciatori, non sa però quali sono realmente le condizioni dei calciatori negli allenamenti, perché non abbiamo visto mai un allenamento, non sappiamo in che modo si muove il calciatore, quindi avremo anche noi delle difficoltà. Sì. Menichini, diciamo il vero, è stato messo dallo Tito perché in questo momento Gregucci non aveva più peso sulla squadra, cioè Gregucci quando parlava automaticamente la squadra non rispondeva, ed è stato chiaro perché si è visto dai risultati che sono pervenuti con il Carpi.
Ebbene, allora è stato messo lì Menichini perché innanzitutto perché, come dicevi tu, Gregucci ormai era in depressione, ecco. Lo stavamo dicendo io e te, lo possiamo dire, sì, no, da settimane, sì, sì, che da settimane. Era un allenatore in depressione che doveva essere mandato, ma non l'abbiamo via. Detto noi, quindi è stato mandato aiuto. Via in maniera colpevolmente in ritardo, è stato mandato via, quindi già dire. Però giustamente, come sottolinea lo stesso Alessandro che difende Menichini, dice però, dice alla fine l'hanno, lo titolo ha preso perché era uno dei pochi liberi, era lui a disposizione, no, ma infatti io penso anche un'altra cosa, che lo spogliatoio della Salernitana, mi riferisco a quello che noi stiamo dicendo, è uno spogliatoio che ormai si è visto, era rotto, i calciatori non sentivano più, Gregucci sulla panchina stava seduto, Maurizio, quante volte l'abbiamo detto anche noi in trasmissione, sì, sì, cioè sì, non aveva il peso di allenatore in questa squadra. Io non penso proprio che, se si parli di Orlando, se si parli di questo momento di mettere Vuletic, tanto per dirti, sia una scelta di Meneghini, perché se in questo momento qua il sottoscritto, a Luca, a te, ci mettono sulla panchina della Salernitana per fare la squadra, noi non sappiamo realmente quali sono le condizioni, no, magari noi sì, però uno che viene da fuori magari in tante realtà dello spogliatoio non le conosce, ecco, quindi, quindi chiaramente, chiaramente lui ha dovuto ascoltare dei consigli da parte di Meneghini, ed ecco il perché forse la contestazione da parte dei tifosi si è messo in questa squadra, non tanto per dare la valutazione alla squadra per la partita di Pescara, ma doveva essere inserito quando la squadra praticamente ha cominciato ad avere i primi scossoni, e di questo non l'abbiamo visto solamente io, Luca, Maurizio, Gaetano dall'altra parte, l'ha visto anche la società. Quindi tornando al discorso Menichini, forza Menichini, ci deve salvare, per carità, cioè, noi siamo tifosi, noi ci auguriamo, magari, cioè, magari ripeto, è stato chiamato anche in ritardo, è stato chiamato anche in ritardo. Se l'avesse chiamato, se la scelta è ricaduta su Menichini per vari motivi, compreso quello che non c'erano allenatori a disposizione, come dice il nostro amico che ci ascolta, allora dovevano però farlo prima, insomma, se l'avessero fatto, cioè ti rendi conto, giocare una partita col Cosenza con un altro allenatore in panchina, magari anche io in panchina, tu o Luca o Gaetano, probabilmente la partita sarebbe andata diversamente. Gregucci andava mandato via, quindi la società sotto questo profilo è colpevole. Poi Massimo Nardin ci dice, lo sapete che Gregucci non ha mai fatto la formazione, non lo so, supposizioni queste, questo non lo possiamo sapere, ma io penso che l'allenatore sta lì per fare la formazione, non penso che se la fa suggerire da qualcuno, quindi la verità è che Gregucci era da tempo in depressione per questa squadra e probabilmente lo cercava anche l'esonero. Lo cercava, però c'è da dire anche un'altra cosa, che non è che la Salernitana ha risolto tutti i problemi che quest'anno sono stati creati nella squadra, perché prendersela con Gregucci o solamente è una questione proprio di zero, perché società che è responsabile in più di qualche occasione durante l'arco del campionato, anche con Colantuono, quando Colantuono ha chiesto elementi, ecco, c'è la diretta, sì. Andiamo in onda. Pronto? Abbiamo il direttore, ex direttore sportivo della Salernitana, Antonio Imborgia. Direttore, buonasera. Buonasera. Grazie per il suo intervento, direttore. Prego. Direttore, so che lei è ormai fuori Italia da qualche anno. Volevo chiedere se sta seguendo, se segue le vicende della Salernitana, e che idee si è fatto su questa squadra, su questa. No, io vivo fuori Italia, ma vivo di calcio, quindi poi vivo di questo, faccio consulenze, ho fatto una nuova società per fare la gente, quindi, ma io sono tifoso della Salernitana, quindi non è che all'estero il campionato di Serie B non si vede, noi italiani riusciamo sempre a vedere quello che c'è da vedere in un modo o nell'altro, quindi la Salernitana la seguo. La seguo tutte le settimane o quando posso, e quindi la seguo, ma la seguo non solo da addetta lavori, ma la seguo da tifoso. Io sono tifoso della Salernitana. Sì, direttore, a proposito, tifoso della Salernitana, noi la crediamo, per carità di Dio, sulla panchina, no, è vero. Sì, sulla panchina, è vero. Sì, vabbè, anche perché chissà, Salerno è come Napoli, no? Difficilmente ti dimentichi della piazza dove poi sei stato. Al di là del rapporto, credo che uno rimane legato a questa città, comunque. No, ma poi io ci ho avuto un buon rapporto, io poi alla fine ho avuto un buon rapporto sia con le proprietà, sia con la tifoseria, con la stampa. Io ho avuto un buon rapporto con tutti, ma i rapporti nel calcio
I rapporti nel calcio vivono dei momenti, ma bisogna rispettare i giornalisti, bisogna rispettare l'opinione dei tifosi, bisogna rispettare i malumori, bisogna rispettare tutto. E il calcio è fatto di risultati. E io sono stato contestato, credo che mi hanno fatto la curva siberiano, all'epoca non si chiamava così, ma credo che sia stato il 10° striscione più votato in Italia. però questo non significa niente. Io c'ho un buonissimo rapporto, me ne sono andato dopo due anni e mezzo con un buonissimo rapporto con tutti. Io c'ho un bellissimo ricordo, non ho vinto campionati come li ha vinti Fabiani, però io credo di aver vinto una cosa che pochi hanno vinto a Salerno, che è quello del rispetto. Questo è il rispetto. Questo è il rispetto verso la città, verso la tifoseria, e viceversa il rispetto della città e della tifoseria nei miei confronti. Quello è il campionato che mi pregio di aver vinto, e secondo me è il campionato, così ci portiamo avanti, è il campionato, al di là dei risultati sportivi, perché le squadre si fanno, possono venire bene o male, si può vincere e si può perdere, ma c'è una cosa che è la cosa più importante nel rapporto con la città e con la tifoseria: ci vuole rispetto. Sono d'accordo con lei, rispetto. Direttore. Sono d'accordo con lei, direttore. Un'ultima domanda da parte mia: lei conosce bene Gregucci, tecnico Gregucci, che lei lo portò, mi sembra, se non erro, a Salerno. Sì. Si aspettava questo, perché chiaramente è venuto a Salerno, è stato inizialmente acclamato perché comunque aveva lasciato un buon ricordo come allenatore nell'anno della Serie B, eccetera. Poi quest'anno davvero è stato una parabola discendente, nel senso che proprio non è azzeccata una, è andato anche lui in confusione. Maio Angelo, allora faccio fatica a parlare, perché nel momento in cui è andato a Salerno io volutamente non l'ho più sentito, proprio perché siamo amici. Lui è andato a Salerno, e nel momento in cui ha scelto andare alla Salernitana non ci siamo confrontati volutamente, probabilmente perché lui sapeva quello che io pensavo. Se mi chiedeva se andare o non andare, gli dicevo di non andare, ma perché conosco bene Gregucci ha bisogno, Gregucci è un passionale, è uno che lavora di pancia, è uno che lavora di cuore, non è uno che lavora di testa, non è un razionale, non è, e nella razionalità va indirizzato, va guidato, va aiutato, però c'ha, secondo me, una grande forza, che è proprio questa forza, questo fuoco che c'è dentro, ma quello va saputo usare, va messo nella giusta direzione. Io credo che, al di là della bontà della squadra, perché non mi permetto e non voglio entrare, come facevano nel passato con me alcuni ex colleghi, di giudicare il lavoro, io non giudico il lavoro tecnico. Io credo che a questa Salernitana manca un qualche cosa che deve essere indotto nella squadra, ed è quello proprio del messaggio che la squadra deve dare alla gente e viceversa raccogliere dalla gente. Secondo me questo è sempre mancato. Sicuramente la squadra non è una squadra perfetta, ma non è una squadra che merita questa classifica, non è la squadra che merita questa situazione. Io credo che Gregucci si sia incartato, perché Gregucci, questa io parlo della mia esperienza con Gregucci, è una persona che ha bisogno di un confronto continuo. Non sto dicendo che va tradato ed aiutato, perché Gregucci sa bene quello che deve fare e come lo deve fare, però va supportato, come tutti gli allenatori. Tutti gli allenatori hanno bisogno di un confronto, hanno bisogno di parlare, di sentire, di confrontarsi. Probabilmente questo è mancato, perché magari Fabiani è tanto bravo a fare altre cose, secondo me, però sotto questo aspetto qua forse, ma ribadisco, forse è stato un po' carente, visto i risultati e visto quello che è stato il trend di Gregucci.
mi dilungo un attimino, ma voglio spiegarmi bene, non voglio essere malinterpretato. Gregucci secondo me è un bravissimo allenatore. Gregucci secondo me ha idee sane, ma Gregucci ha bisogno di spurgare, ha bisogno di sfogare, ha bisogno di buttare tutte le sue idee durante la settimana, ha bisogno di confronto, perché nelle sue idee, nel suo modo di fare calcio, c'è un vulcano, e da questo vulcano escono tante cose, e in quelle tante cose bisogna essere capaci di mettere ordine. Ecco la qualità che secondo me deve avere un dirigente per fare rendere al massimo Gregucci. Ecco, questo è il mio quadro, ma può darsi che sia un quadro sbagliato. Sì, buonasera, sono Maurizio Grilli, Granata 100. Direttore, in base a quello che ha detto, no, lei conosce molto bene Gregucci. Allora, sì. Torniamo un attimino indietro. Lei come direttore avrebbe, o come diciamo dirigente, avrebbe esonerato a una giornata dal termine Gregucci per prendere un altro allenatore? Lasciamo stare il nome di Merighini, un qualsiasi allenatore. No, non scherziamo mai per tutta la vita. Io mi ricordo un episodio, lo racconto. Abbiamo perso ad Arezzo 1-0, mancavano pochissime giornate alla fine. Parlo 2004-2005, ma perdiamo male a Salerno, perdiamo male ad Arezzo, scusatemi, non perdiamo bene, perdiamo una partita che non dovevamo perdere, poi dopo infatti ci sono delle intercettazioni che portano chiarezza su quella partita, su uno sbandieratore, come lo chiamo io, che alzava sempre anche fuori giochi che non c'erano, ma ci sono intercettazioni, ricordo. Ecco, bravo. Benissimo, allora Alibetti voleva cambiare Gregucci. Mancavano, credo, 3-4 partite alla fine, non credo di sbagliarmi, sì, pochissime partite alla fine. Gregucci aveva sbagliato la formazione, aveva messo in campo tutti i giovani, aveva fatto fuori tutti i vecchi, aveva sbagliato. Alibetti lo voleva cambiare, io ho detto se lo cambi me ne vado. Ma perché? Non perché credevo nel lavoro di Gregucci, perché ci sono delle cose che non hanno una logica. Cambiare allenatore a 4 domeniche alla fine lo cambi solo se la squadra non vuole più l'allenatore, lo cambi solo se c'è una sommossa dentro lo spogliatoio. Onestamente non mi risulta che dentro lo spogliatoio della Salernitana ci fosse una sommossa. È stato molto amato tra virgolette dai calciatori, anzi io parlo come comunque... fa a non essere amato Gregucci è per bene. Le qualità migliori che c'ha è quella di avere un rapporto schietto, diretto con i giocatori, quello che pensa te lo dice, non te lo manda a dire, lo fa anche nella maniera corretta, nella maniera giusta, con simpatia, senza arroganza. Gregucci è un grande allenatore mancato, aveva tutte le cose per fare una carriera diversa, evidentemente aveva dei difetti, ha dei difetti che non è riuscito a correggere, ma lo dico con grande affetto perché ho molta stima dell'uomo e dell'allenatore. Detto questo, mai nella vita allenatore a una partita dalla stagione regolare non si cambia mai, perché io non riesco a capire quanto possa incidere Menichini in 4 giorni di lavoro sulla squadra. Non può incidere, cioè Menichini, l'unica cosa che può incidere è che Gregucci è stato sfortunato e Menichini ha un pomeriggio dove tutta la sfortuna della Salernitana di quest'anno e di Gregucci nel periodo di Gregucci viene ripagata dal dio del pallone, perché va tutto in una direzione positiva. Infatti l'abbiamo detto, cioè, voglio dire, però c'è il rovescio della medaglia, nel senso che se Gregucci, se Menichini perde, non deve poi dire ho perso perché la squadra non l'ho fatta io in 4 giorni, e poi se vince i meriti sono suoi. Ma conosco bene anche Menichini. No. Ma attenzione, ma Menichini è una persona equilibrata. Io non penso che Menichini accamperà dei diritti sul risultato di Pescara. Il risultato di Pescara non sarà né mai di Menichini, è sempre comunque di Gregucci, perché non è che come quando Gregucci è arrivato ha fatto 2-3 partite positive, secondo me c'era sempre comunque il lavoro dell'altro allenatore. Ma comunque secondo me nel fondo di questa questione c'è un punto che è molto chiaro: la Salernitana si incarta nel momento in cui sopravvaluta l'organico. Non so chi mi aveva chiamato
quando viene cambiato Colantuono, e mi viene fatta la domanda: la Salernitana è o no da playoff? La Salernitana è o no da fare un campionato per il vertice? No. Quindi è la valutazione dell'organico che è una valutazione sbagliata. Cioè, quando si arriva a questi punti è perché sono state fatte delle valutazioni sbagliate. La valutazione sull'organico, non parlo dei giocatori singoli, certo, perché fare una squadra è diverso da prendere 20 buoni giocatori. Tu puoi avere 20 buoni giocatori, ma messi insieme non fanno una squadra che vince. Quindi, certo, io penso che all'interno di questo gruppo ci sono dei buoni giocatori per la categoria, ma l'assortimento di questi giocatori per le caratteristiche è fatto in maniera impropria, e in alcuni ruoli mancano determinate caratteristiche per cercare di fare una squadra per il vertice. Sì, questa è la mia analisi. Sì, direttore, passiamo al collega Ferraioli. Sì, prima di passare al collega Ferraioli, solo per dire al direttore che sono arrivati diversi messaggi su Facebook di saluti e di in bocca al lupo a Imborgia. Insomma, vuol dire che ha lasciato davvero un buon ricordo. Direttore, buonasera. Beh, Gaetano Ferraiuolo. Le volevo chiedere. Ciao Gaetano Ferraiuolo. Due cose. Fai il bravo. Ah, ti conosce anche il direttore, ti conosce tutti. Fai il bravo. E no, quando io già era a Salerno, lui era in fascia, quindi io sì, due cose al volo. Quanto è complicato? Cioè, Fabiani, secondo me, è il primo artefice di tutto questo, e sarebbe stato giusto, a mio avviso, esonerarlo. Però, quando hai una società completamente assente, cioè col Cosenza ti giochi tutto, lo dite a mezza Roma, non ci sono, scelgono Menichini senza chiedere al direttore sportivo, lo mandano a Milano, chiude le trattative, però poi antepongono a tutti i giocatori della Lazio, come si deve comportare in questo caso un direttore sportivo? E poi volevo chiederle, visto che lei ha vissuto la partita col Catania, con l'Ascoli, col Genoa, quando a detta di tutti il pubblico fu determinante, quest'anno i tifosi hanno deciso per 5-6 partite decisive di restare a casa, da quel momento in casa abbiamo perso tante partite. È più responsabilità della gente che ha sbagliato il momento o della società che non ha saputo mai rispettarli e coinvolgerli? Ma guarda, allora, ti rispondo subito, partiamo dall'ultima. L'arroganza non paga. Io ho vissuto momenti, quando faccio la battuta tu eri in fasce, perché eri insomma molto giovane, chiaramente, quindi hai dei ricordi, ma non puoi avere dei ricordi chiari. Io ho vissuto quell'anno dei momenti sportivamente terribili, e ho giocato durante l'anno, già da subito, tante partite dentro e fuori, col Cesena in casa, tutta la gente fuori 6-1, col Genoa dentro e fuori 4-0, col Catania se non vinco sono morto, con l'Ascoli se non vinco faccio i playout, forse retrocedo, a Verona se perdo non posso tornare a Salerno. Ma all'epoca era così, all'epoca erano puntini amarissimi. Questo da una parte era un problema da gestire, da un'altra parte era un enorme vantaggio, perché se tu avevi la forza LP puntini di confrontarti con le persone e spiegare quelli che erano i problemi, la gente capisce. Quando tu gli chiedi una mano, la gente ti dà una mano. Quando sono rimasti fuori ci avevano ragione, perché quelli in borsa in quel momento non aveva ancora capito dov'era. Lì l'ho capito. Allora io credo che la gente c'ha sempre ragione. Il fatto che si sia arrivato a questo non può essere colpa del tifoso, non può essere colpa del gruppo ultra, è colpa di come ti rapporti con le persone. Leggo che a giornalisti non viene fatto l'accredito, è sbagliato. Il giornalista ha il diritto di scrivere quello che vuole, come vuole, l'importante è che non offende ed è rispettoso sotto il profilo deontologico nei confronti della persona. Tu non devi offendere la mia persona, non devi offendere la mia famiglia. Leggo tanto spesso qualcuno parla di papà, se lo facesse il giornalista, non è corretto, non si fa, non si dice
se tu pensi che c'è il babà, come lo chiamate voi, il babà lo può dire il tifoso, lo può dire quello che paga il biglietto. Allora, se c'è stato qualche errore di questo tipo, io non lo so, è giusto che qualcuno rimane fuori da casa mia, perché comunque la Salernitana è casa del proprietario. Lo stadio no, però, lo stadio, se il giornalista ha diritto di entrare, tu lo devi far entrare. No. Poi dopo, quando ti chiede l'intervista, non gliela dai. Quali erano le altre domande? Borgia, l'ultima domanda la voglio fare io, Antonio D'Arco di Radio MPA. Ha parlato di Gregucci come passionale, un qualcuno che praticamente è molto legato alle squadre che fa. Gregucci, io secondo il mio avviso, non ha fatto la squadra con la Salernitana, praticamente è subentrato ad un allenatore che si chiamava Colantuono. Dico io, se a gennaio, penso che ci siano degli accordi, no? Nel momento in cui le fa il direttore sportivo, sì, ci siano degli accordi fra l'allenatore su quello che vede, sì, l'allenatore nella squadra su quello che manca. Nel momento in cui a gennaio, qui a Salerno, la politica della Salernitana di gennaio è quella più criticata in questo campionato, vedi che non ti accontentano, perché rimani a Salerno? Quando era arrivato Gregucci? Gennaio. Gennaio. Beh, allora, io firmo il giorno di prima e il giorno dopo mi dimetto, insomma, il mercato non funziona proprio così. Ecco, no, allora, perché io penso che un direttore sportivo, un allenatore, quando va in una squadra fa un programma, non è che viene chiamato così tanto per l'anno. Assolutamente, però non facciamo, guardiamo di essere pratici, non andiamo nell'ideologico, perché sennò facciamo, non diamo un giusto messaggio. Gregucci viene via dalla nazionale per allenare la Salernitana. E io dichiaro, ha avuto coraggio, perché io l'ho detto, è scritto da qualche parte, ha avuto coraggio, ma non è coraggio, è razionalità. Fa una scelta col sentimento, fa una scelta col cuore, fa una scelta ricordandosi dove aveva pianto qualche anno prima dopo alcune partite. Si ricorda di quegli episodi e dice: io sono bravo, sono capace di mettere mano nella squadra, sono sicuro che la squadra mi può dare di più. Nel frattempo la società, lo dice lei, attenzione, io non lo so, gli promette di fare certi interventi sul mercato, poi non li fa. Gliela faccio una domanda a lei, perché ti prometto di fare certi interventi sul mercato e poi non te li faccio? Sbaglio io che te l'ho promesso e non te li faccio, o sbaglio io che ci rimango? Cioè, però qui ci si mette la faccia, guardi Borgia, perché altrimenti, se lei ha assistito alle ultime conferenze stampe di Gregucci è stato l'unico a venire in sala stampa e a metterci la faccia con le critiche. Quindi praticamente io penso che una persona, se lei riceve critiche, se lei ogni giorno è lei ad avere come devo dire, le conferenze stampe con i tifosi e poi è arrivato a un certo punto e chiedi anche aiuto, significa che è arrivato a un certo punto, e quella è l'impressione, ma io non le sto dicendo una mia considerazione, è una considerazione da parte di tutti i tifosi. No, ma io ho capito la domanda, sono da tutti i tifosi. Non credo che la tua domanda è faziosa, io non penso, è una domanda, ecco, sì, appunto per questo, no, glielo voglio dire, io non penso proprio che se lei come direttore sportivo va ad una società, fa un certo tipo di programma, oppure le dicono qualche cosa, se la società sbaglia le rimane, non penso proprio che sbagli la società o che sbagli il tecnico, c'è la figura poi della persona. Sì, ma ho capito, ma io allora mi scusi, mi permetta una cosa, ma perché se ne va il direttore sportivo? Cioè, perché se ne deve andare l'allenatore? L'allenatore sceglie il direttore sportivo sceglie l'allenatore. Gli promette certe cose, mettiamola così, Aliberti mi dà l'incarico di cambiare Ammazzalosso, non è andata così, io ho cambiato Ammazzalosso, però Aliberti facciamo finta che mi ha dato l'incarico e decidiamo di allontanare Ammazzalosso, prendiamo Gregucci mi dice: voglio una squadra che fa guerra, voglio una squadra con determinate caratteristiche, voglio una squadra. Nel momento in cui io non gli do quello che Gregucci mi chiede, Aliberti mi caccia. Non è Gregucci che se ne deve andare. Il direttore è pagato per gestire gli aspetti tecnici della squadra, la gestione della settimana. Io sono d'accordo. Comunque, se non la finiamo più, Antonio, grazie. Direttore, la dobbiamo salutare perché. C'è tanta, mi saluto pure io che devo andare a mangiare, direttore, ti saluto a tutta Salerno, vedo tanti messaggi per te, comunque grazie per il tuo intervento, direttore.
a me quando mi chiamate vi dico la verità, come dicevo quando facevo il direttore a Salerno, io bugie non mi viene bene di raccontarle, quindi quando volete sono a disposizione. Grazie. Buonasera, grazie a voi. Ritorniamo nello studio. Allora ragazzi, diamoci una regolata per quanto riguarda le interviste, perché abbiamo anche delle interviste. Se siamo brevi, una domanda per ciascuno, però stringiamola. Sì, sono pure tanti messaggi che arrivano. Vai Maurizio, vai con i messaggi. Allora innanzitutto ecco, sono un bel po' una bella intervista insomma, molti complimenti, come diceva giustamente anche Luca, molti complimenti al direttore Imborgia, insomma tutti sono d'accordo con quello. Possiamo dire che Imborgia probabilmente non lavorerà mai più con giusto un secondo realtà. Perché abbiamo in linea dovremmo avere in linea il direttore sportivo, il tecnico Ezio Lino Capuano. Buonasera mister. Buonasera a voi tutti e a tutti i radioascoltatori. Allora mister, complimenti per la salvezza del suo Rieti, quindi vabbè, ormai noi siamo abituati, perché lei mi sembra riduttivo, da quando abbiamo preso la squadra abbiamo fatto un giro di ritorno meraviglioso, merito di questi ragazzi, che ho avuto il piacere di guidarli, ai più erano la prima volta che facevano questo campionato, diciamo che abbiamo fatto grandi cose, però oramai è andato già in dimenticatoio. Il calcio bisogna pensare al futuro. Certo, mister, parliamo della Salernitana. Allora, mister, sì. Gregucci lunedì ha avuto l'esonero, ha avuto la decisione della società di mandarlo via. Giusto esonerare Gregucci una giornata alla fine? Ma io questo non lo posso dire, io penso che sono colui il quale ha avuto l'anno scorso un esonero da secondi in classifica, avendo preso una squadra al nono posto e non mi fu permesso eventualmente di giocarmi la Serie B. Con due pareggi avremmo passato il turno noi al posto del Cosenza, che poi è andato in B. Sai, quando c'è un esonero ci sono sempre delle motivazioni. Adesso non conosco però i risultati della Salernitana, con la schiettezza che mi contraddistingue erano purtroppo impetuosi. Sicuramente la colpa non è solo di Gregucci, ma di tutti. Se non vado errato, la Salernitana nelle ultime 10 partite, vorrei sbagliare, ma ne ha perse 8, giusto? Sì. Più o meno non... quindi i numeri sono devastanti in negativo. Però io non capisco, io lo dico, tanto tutti lo sapete, io sono nato con la Salernitana nel cuore, no? Io a 14 anni la mattina mi svegliavo e vedevo se c'era il sole o meno, perché dovevo andare ad attaccare gli striscioni al Vessuti. Quindi io voglio dire, sono nato con la Salernitana nel cuore, e quando ho iniziato a fare l'allenatore il mio sogno non era quello di allenare un giorno il Real Madrid o il Barcellona, era quello di allenare la Salernitana. Cosa voglio dire? Quindi quello che dico lo dico con schiettezza illimitata e lo dico col cuore. Non è possibile però adesso tutto questo gente che non entra allo stadio, proteste, qui bisogna salvare la categoria, caro Luca. Non è possibile forme di sciopero, poi alla fine tutti faranno le proprie valutazioni, c'è chi ha fatto bene, chi ha sbagliato, ma in questo momento io non condivido nella maniera più assoluta, ma lo dico da tifoso, lo dico da uomo di calcio, da uomo di sport, ma soprattutto lo dico da salernitano. Non è possibile in questo momento non aiutare la squadra, con tutti gli orrori o gli errori che sono stati fatti, però adesso bisogna salvare una categoria nell'anno del centenario. Questa è una squadra che tutti pensavano che potesse fare un campionato diverso, no? Perché ditemi chi di voi avesse pensato minimamente che la Salernitana arrivava a pescare a giocarsi o una retrocessione diretta o i play-out. Si pensava tutto un altro campionato, poi alla fine si fanno le valutazioni, alla fine si fanno i processi, ma in questo momento io non sono nella maniera più assoluta d'accordo con le forme di proteste. Detto ciò, dimmi tutto. Maurizio Grillo. Ciao Ezio Lino, sono Maurizio Grillo. Senti, ciao Maurizio. Senti, su molti
se la sono presi con Gregucci, insomma, perché negli ultimi tempi soprattutto sembrava... E purtroppo siamo sempre noi a pagare. Sì, ma sai, lui si mostrava anche un po', tra virgolette, depresso ai giornalisti, quindi è chiaro che insomma la gente ce l'avesse un po' con lui. Ma ovviamente, oltre che con Gregucci, ovviamente i tifosi se la prendono con la società, con la dirigenza, e se la prendono soprattutto con i giocatori, perché negli ultimi tempi soprattutto non hanno mostrato di avere, come si suol dire, la cazzimma in campo. E molti dicono, devo dirti che parlando con amici tifosi, ci voleva un allenatore come Zoliño Capuano. Tu cosa avresti fatto al posto? Maurizio, non rimembriamo sempre le stesse cose. Io a Salerno ho allenato chiunque, ho allenato anche il custode del campo, allenato anche il fornaio. Hanno allenato, ma non perché voglio screditare la categoria, solo io non ho allenato la Salernitana. Io sicuramente, a livello di motivazioni, probabilmente ero più forte di Van Gaal, Mourinho e Guardiola messi insieme. Attenzione, a livello di motivazioni, poi come allenatore posso essere anche scarso, è normale. Sicuramente in queste situazioni ognuno agisce attraverso quello che gli spinge la propria indole. Sicuramente non so io cosa avrei fatto, ma sicuramente non sarei stato piatto su questo. Vai tranquillo, magari. Ferraioli, mister, una domanda da parte di Ferraioli, del collega Ferraiuolo. Mister, buonasera e complimenti innanzitutto. Buonasera. Le volevo chiedere, proprio da salernitano e da persona che conosce insomma tante dinamiche, considerando da che questo... salernitana, chiedo scusa. Lei conosce tutte le dinamiche da salernitano, sì. da addetto ai lavori, sì. A prescindere da come andrà a finire, considerando che quest'anno record negativi, zero marketing, c'è il centenario. Sì. Lei crede che l'era Lotito Mezzaroma Fabiani, a prescindere, sia finita per questo disastro che c'è stato quest'anno? Ma io adesso penso che si cerchi sempre al capro espiatorio. L'ho detto prima, adesso bisogna salvare la categoria. È normale che adesso c'è questa... Io non dico nella maniera più assoluta giusto o sbagliato. Questa croce che è stata messa addosso a Lotito, addosso a Fabiani, addosso a Mezzaroma. Però io voglio dire una cosa, ma io, ascoltatemi, fatemi passare questa parola, io non devo leccare il culo a nessuno, io non ho bandiere, io non ho sponsor, io non ho nulla, quel poco che mi sono costruito nel calcio me lo sono costruito per me, quindi non ho avuto mai uno che mi ha spinto, non devo dire mai niente a nessuno, sono 30 anni di alleno, chiedo venia e non c'ho procuratore, quindi lo dico col cuore. Ma la Salernitana iniziale, quella che è stata costruita, com'era secondo voi? Una squadra buona o una squadra che doveva retrocedere? Faccio io una domanda a voi, con onestà, rispondete. Però mister, quando a gennaio, a 3 punti dai playoff... No, aspetta, io voglio sapere, la squadra iniziale era una squadra che nessuno diceva... Tutti l'abbiamo detto che poteva andare nei playoff, tutti l'abbiamo detto. Bravo, no, io ho detto che poteva arrivare nelle prime tre, nelle prime sì, quattro. È vero. Sicuramente poi è stato fatto qualche errore, su questo non c'è ombra di dubbio. A gennaio, il mercato di gennaio, bisognava operare, mister, però a gennaio, sicuramente, dai. Però bisogna vedere tutte le scelte, chi le ha fatte. Tutte le scelte importanti, chi le ha determinate, non le scelte determinanti, chi le ha fatte. Però in questo momento io, da tifoso, consentitemi dire, della Salernitana, mettiamo da parte che faccio l'allenatore, mettiamo da parte l'addetta ai lavori, ma in questo momento bisogna ricompattare tutto, cioè fra 3 giorni, fra 2 giorni c'è la partita veramente della vita, perché poi quando non vinci c'è quell'amarezza, ma quando retrocedi è devastante. La Salernitana non può mai retrocedere nell'anno del centenario, ma nemmeno a pensarlo. Quindi io adesso sorvolerei da tutta la fase di polemiche, perché ne possiamo parlare fino al finito. È normale che in questo momento è fallimentare tutto, ma io lo dico, non è che voglio nascondere la realtà, ma in questo momento io dovessi chiedere, se io fossi per 2 minuti l'allenatore della Salernitana, farei capire a ogni giocatore la maglia che porta addosso, farei capire cosa significa avere quella maglia addosso, farei capire tutta la gente che piange, tutta la gente che vive una settimana intera in base al risultato della propria squadra, e di questo lo farei capire ai giocatori sicuramente in maniera diversa da quello che sto dicendo a voi. Però farei anche un appello a
tutto il popolo, a tutto il pubblico, bisogna salvare la categoria, basta con le polemiche, ma si può parlare fino all'infinito, ma se la Salernitana fosse salva, allora magari polemizzare sarebbe stato anche giusto, criticare sarebbe stato non giusto, giustissimo, ma in questo momento io direi un'armistizia, bisogna salvare la Salernitana, punto. Perfetto, mister, siamo d'accordo con lei, siamo in chiusura, mister, grazie come sempre, squisitissimo e professionale. Permettimi solo un saluto a Ezzolino Capuano, cioè Ezio San Antonio d'Arco. Pronto? Ezio, solamente un saluto, Antonio d'Arco di Radio MPA. Ciao, un abbraccio. Un abbraccio a te perché loro non ti ricordano, io ti ricordo invece quando davvero giocavi a calcio. Io non sento rimbombante. Ho detto io, loro ti ricordano adesso da allenatore, invece ti ricordo quando si giocava a calcio sull'oratorio. Io non rimembro, io il passato lo ricordo sempre, perché poi e non rinnego mai quello che ho fatto, perché l'uomo lo colpisci in un solo punto debole, sai dove lo colpisci l'uomo vero? Al cuore, caro Antonio. Mister, c'è una domanda in appendice, c'è una domanda per te da un internauta. Ma, diciamo così. Sì, Mario Viterale ci fa una domanda per te. Mister Capuano, tu con il falso infortunio del signorino di gennaio come ti saresti comportato? Io queste cose non le so, io ho un modo mio di gestire, che io ovunque sono andato sono stato sempre amato dal pubblico, dal popolo, perché penso che ho lottato e ho vissuto sempre per quella gente che dicevo prima, che vive il risultato della propria squadra una settimana intera. Io non posso dare nessun giudizio perché non so, quindi è una domanda un po' che io mi sono a disconoscenza totale, quindi... Va bene. Consentitemi, non posso dare nessuna risposta. Mister, grazie mister, buona serata a lei. Allora, grazie e buonasera anche Ziolino Capuano nella nostra trasmissione. Velocemente, Francesco del Cogliano, spero che si dica così, del Cogliano, ecco. È vero che la speranza è sempre l'ultima a morire, ma considerate le partite che attendono il Livorno e il Venezia, la transagonistica del Foggia e l'enorme tasso del Pescara, con tutto il rispetto ai menichini la vedo veramente difficile. Poi sempre lui aggiunge non è stata una questione di sfortuna, come dice. Allora, scusa Maurizio, purtroppo abbiamo fatto tardi, abbiamo l'ex portiere della... Lasciate un messaggio. No, niente, falso allarme. Falso allarme, allora possiamo continuare. C'era la segretaria di Polito. Non è stata assolutamente questione di sfortuna. Abbiamo fatto tardi perché avevamo in scaletta 19:40, purtroppo abbiamo sforato. Allora, come dice giustamente in Borgia, la squadra è stata male assortita, nonostante le 10 vittorie fin qui ottenute, raramente il gioco ha convinto, finché la fisicità, cioè con la fisicità la squadra ce l'ha fatta, i risultati sono arrivati, quando è venuta meno la squadra è crollata, insomma, aggiunge che manca colui, il calciatore che riesce a superare l'uomo in azione e concludere l'azione. Poi Davide Giardini ci fa i complimenti, salutiamo, grazie. Saluti in particolare a Gaetano. Grazie. Io per questa partita, l'ultima partita, sono positivo. Dobbiamo concentrarci e salvarci dopo tutte queste chiacchiere, perché la priorità è salvare la Salernitana. Grazie a tutti. È giusto, e c'è l'applauso di Mario Viterale subito. Ci sono sfogare, vai, continua. Poi questa volta saluto io, perché un saluto a Maurizio Grillo da Marco Giannattasio. Ciao Marco. Marco Giannattasio è un tifoso della Salernitana che risiede in Germania e ci segue dalla Germania. A me nessuno mi saluta, ciao, mi ha salutato Ferraiolo, va bene così. Allora, poi ci sono risposte tra i vari internauti, no? Perché c'è Francesco Carano che risponde a Giovanni Zotti, vabbè. Qualcuno se la prende con Fabiani e poi Giovanni Zotti sottolinea, appunto, io difendo tutta la Salernitana a prescindere, di certo tutti hanno fatto errori, dalla proprietà ai calciatori passando per stampa e tifosi. Poi continuano le accuse a Fabiani. Ecco, poi c'è la domanda di Mario Viterale sul presunto falso infortunio di Di Gennaro.
comunque dice Enrico Di Giacomo, ci invita a non piangere il morto, insomma, perché insomma forza Granata, c'è sempre speranza, giusto? Ha ragione Enrico, infatti qua siamo tutti convinti, insomma, che un po' d'orgoglio alla fine questi ragazzi penso che lo tireranno fuori nell'ultima gara, no? Ma sì, sarà una battaglia a Pescara, vinceremo. Ma l'abbiamo già detto, Che se, cosa? Se vuoi vedere la registrazione, l'abbiamo già detto che i ragazzi devono venire fuori. I ragazzi, cosa dicono? Quello è il problema. Quindi, automaticamente, bisogna anche vedere, perché la partita di Pescara, quello che voglio far intendere è che forse la società ha cercato, in questo momento qua non ci deve essere la spaccatura tra la tifoseria, perché sento più di qualcuno dire si è sbagliato a fare la protesta, quindi si fa colpa dei tifosi, poi si è sbagliato a fare questo, quindi si fa colpa. Qui non c'è bisogno di dare colpe, perché la Salernitana, non dimentichiamo, è stata nelle prime posizioni della classifica, già nelle prime posizioni, ragazzi, della classifica. La colpa ha solo un nome, Lo Tito. Adesso è inutile che Lo Tito vuole fare scarica barile, perché poi alla fine la colpa è tua, e tu e tu, Lo Tito, la colpa è solo tua. Quella, vabbè, però giustamente in questo momento non addossiamo le colpe, magari ho capito, anche io non la colpa di chi ho capito, ma ci deve stare un colpevole. No, vabbè, io sono convinto di una cosa, no, che il processo facciamolo poi successivamente, però secondo me Lo Tito e mezza Roma devono andare via, anche se ci salviamo. Sì, questo deve lasciare, lasciate la Salernitana in questo momento, forza Salerno, che ha voglia. Sono d'accordo con voi, però forza Salernitana, forza Minichini, cerchiamo di salvarci. Ma siamo d'accordo, però dobbiamo dire anche la verità ai nostri, non dobbiamo avere, scusami, il prosciutto sugli occhi, dobbiamo dire la verità qua, ragazzi. Se ci troviamo in questa situazione, è ovvio, ne abbiamo sempre parlato bene della Salernitana, quale risultato abbiamo avuto? Niente. Allora scusami, e dobbiamo dire la verità qua, perché abbiamo sempre parlato bene della Salernitana, abbiamo sempre difeso tutti, Fabiani, Lo Tito, mezza Roma, però bisogna trovare il colpevole. C'è un colpevole, si chiama Lo Tito, punto, quello è il concetto. Lo Tito, mezza Roma, non lo so. Io ho detto questo, Maurizio, giusto per mettere ordine, lo sai perché? Perché poi dopo i social impazziscono a dare le colpe e a trovare un qualcuno. Noi non l'avevo detto per fare le critiche, di iniziare le critiche, perché come hai visto anche domenica, noi su Dopopartita Corner non abbiamo avuto nessuna critica, nel senso che Salernitana, che ha bisogno attualmente di essere vicina, è bassa. Però io non posso ascoltare commenti come stasera, in cui si parla di tifosi che hanno sbagliato a fare la protesta, i giornalisti che hanno sbagliato a scrivere. Ma colpa è nostra. Allora non vorrei che poi si andasse a divagare. Allora voglio un attimino tamponare la situazione, anche perché i tifosi hanno tutte le ragioni, ma non lo dico per dire, per farmi ma sentire. Ma qua ragioni tutte, hanno ragione tutti. Non per farmi sentire il bravo su Facebook. Il discorso non è un altro. I tifosi hanno ragione, perché abbiamo assistito a delle prove che davvero non hanno né testa e né coda. Ma sì, hanno ragione, i tifosi hanno ragione tutti. Qua purtroppo hanno ragione tutti, hanno le colpe tutti. Perché quando si trova in questa situazione, la colpa parte, come dice giustamente Luca, da Lo Tito e finisce anche al magazziniere, secondo me. Poi le percentuali fatele voi. Quante percentuali Lo Tito e che percentuali in magazziniere? Però tutto Granata, io voglio intendere solo questo. Abbiamo altre trasmissioni di tutta Granata, quindi ne parleremo. Però mi sembra che qualcuno che sia intervenuto in trasmissione abbia voluto un poco ripartire che qualcosa è stato sbagliato, solamente perché la tifoseria ha protestato, solamente perché non è stato fatto questo. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Certo. Così come ad Imborgia, no, dico che anche, e lo ripeto, e gliel'ho detto anche di persona, se Gregucci ha accettato quel certo tipo di discorso, a suo punto doveva avere come colantuono il fatto di dare le dimissioni e andare via. Sì, ma infatti, non è possibile. Sono d'accordo con te. Ecco, quindi sono d'accordo con te. Caro Enrico, scusa, questo Enrico Di Giacomo, noi non censuriamo nulla, vi manca solo il lumino sotto. Vabbè, è vero, le immagini sono proprio chiare, è vero, piangendo il morto. No, ragazzi, non stiamo piangendo il morto, anzi, noi forse proprio noi da questa postazione siamo sempre ottimisti, quindi anzi noi siamo fiduciosi che la squadra a Pescara possa fare risultati. L'abbiamo sempre avuto, l'abbiamo avuto con il Carpi, l'abbiamo avuto col Cosenza, l'abbiamo avuto col Foggia, è vero o no? L'abbiamo sempre avuta e l'abbiamo sempre sostenuta, quindi anzi proprio adesso che si gioca una stagione, si gioca la categoria, la Salernitana, si gioca davvero tutto, è chiaro che siamo ancora, anzi, più vicini alla squadra e vogliamo che la squadra possa davvero raggiungere questo traguardo, perché ripetete, vedi, io ho scritto su Facebook, ho scritto un post e chiudo, dove dico: com'è strano il calcio, no? Fino a un mese fa
quando si diceva un tifoso della Salernitana, vabbè, ci salviamo, il prossimo anno vediamo, la salvezza in Serie B, che dobbiamo fare, dobbiamo fare i playoff, il galleggiamento. Adesso invece con lo spettro della Serie C, adesso tutti, se dovesse arrivare sabato, ce lo auguriamo, la permanenza in categoria sarebbe come se avessimo vinto il campionato. Quello è il concetto. Parlando di colpe, tra l'altro, non bisogna trascurare un piccolo, giusto così, un accenno alle direzioni arbitrali, no? Oggi abbiamo avuto un'altra designazione, insomma, direi che ha destato non poche perplessità, vero Gaeta? Direi. Ma con Gaeta tutti gli altri, tutti i vabbè, però, gli ecco, sono... però insomma, diciamo che ultimamente sembra quasi che la Morganti, il designatore, insomma, si voglia infierire contro una squadra già in difficoltà di suo. Quindi la sensazione è questa, perché sappiamo che Lodito non è ben voluto in alto, quindi questa purtroppo è la verità. Concludo e poi forse siamo quasi alla fine, perché c'è il saluto di Andrea Parrella che in maniera ottimistica, no? Dice che dice Carpi Venezia 1, Verona Foggia 1, Pescara Salernitana X 2, migliore in campo l'arbitro signor Nasca. Speriamo Andrea che sia così. Io ho delle perplessità, forse Gaetano sarà d'accordo con me sulla scelta di Nasca a Pescara e la scelta di Gersini, vero? A Verona. Due arbitri che probabilmente l'anno prossimo non arbitreranno più, quindi è molto stile Bettino di Parma. Esatto, mi viene il tremo al pensiero della gara diretta dal famoso Bettin di Padova nel famoso Piacenza Salernitana. Quindi faccio tutti i dovuti scongiuri, tocco ferro, facciamo quello che vogliamo, però anche perché purtroppo questa guerra che si sta facendo tra tifosi, soprattutto sui social, comporta che se oggi qualcuno fa notare che c'è un problema che la società ha visto come reale, perché il dossier lo hanno fatto anche loro, sembra che si voglia dare degli albi. No, qua è tutto un disastro. Ma se sullo 0-0 chiama il rigore a Djuric col Cosenza, può darsi la partita cambia. Se Pellitteri non si mette la maglia del Carpi, probabilmente quel risultato non c'è. Allora, anch'io sono d'accordo che su una situazione già drammatica questa casta in cattiva fede si è accanita con la Salernitana, perché là c'è cattiva fede, perché se io sono semplicemente scarso sbaglio a destra e a sinistra. Quando io vorrei vincere dopo 20 anni una partita per un rigore inesistente, noi siamo la squadra in Europa che ha avuto il minor numero di rigori, uno solo proprio col Pescara. Allora io non credo alla buona fede di questi signori, anche perché la società era preoccupata per la designazione già 3-4 giorni prima. Quindi gli arbitri sono tra gli artefici di questo campionato disastroso. Allora continuiamo, vi ricordo che questo non abbiamo ripetuto perché stasera è stata una trasmissione abbastanza accesa, tutto Granata, è una trasmissione di tutto Salernitana e di Granata 100 che ogni giovedì alle ore 19 è su noi Radio MPA, perché dobbiamo ancora qualche altro minuto e un'ora e due minuti di trasmissione, ma ne vorremmo rubare altri anche perché abbiamo parlato pochissimo, abbiamo fatto sentire più voi che noi. Fortunatamente che Polito, ripeto, non in scaletta alle 19:40, purtroppo chiediamo scusa al Polito, ci spiace il Polito, però riusciamo a metterlo anche perché lo conosciamo diretta, bene, io e Luca lo conosciamo bene, quindi in diretta, e quindi sarà la prossima volta sicuramente. Senti, io devo necessariamente, allora voglio dire innanzitutto sono d'accordo con Sabato Martocello che dice gli unici che non hanno colpi sono i tifosi, vabbè, se vogliamo lasciare contestabile questa cosa, magari la contestazione era meglio farla dopo la salvezza, questo sono d'accordo, però insomma che è andata così. Poi allora Vincenzo D'Andria ci dice no che noi stiamo trovando degli alibi sugli arbitri Nasca e tutto, io non l'ho mai messo in dubbio gli arbitri. Tu non l'hai mai messo in dubbio, forse più Gaetano è d'accordo con me. Sai come è amico degli arbitri, come disse Mourinho, fortunato 24 anni, tu hai grossa stima di Mourinho, no? Mourinho in una conferenza stampa diede una risposta intelligentissima attaccando i giornalisti e disse i giornalisti con il loro silenzio hanno costruito Calciopoli. Allora non bisogna avere, secondo me, il remore di attaccare una casta che rovina il calcio, perché è la verità, perché non è possibile che Pellitteri viene a Salerno, 3 rigori non ce li dà e loro segnano in fuorigioco. Allora non è che solo perché Fabiani, Lotito, Mezzaroma devono andare via sabato sera, sono il primo che se lo augura, autorizza, è come dire la ragazza la minigonna, è giusto che venga violentata, insomma, scusate il paragone, ma secondo me è la stessa cosa. Dateci 10-11 punti che gli arbitri ci hanno tolto,
adesso e con tutto lo schifo parlavamo oggi di salvezza antima, di Lotito che se doveva andare, di Fabiani che ha fatto disastri, ma ora non ne possiamo parlare purtroppo. E allora ritorniamo un attimino per mettere il cosiddetto sasso, Luca, per la partita di sabato alle ore 15 a Pescara. Non c'è stata una grossa prevendita, vero? No, 300 biglietti, 300 biglietti. Siamo a 505, quindi non lo so l'ultimo dato, però vi posso dire che è stato davvero una... aspettate un attimo perché io ogni tanto quando ho il cellulare, perché giusto ho capito, stiamo vedendo un attimino se possiamo rimettere il cicodato, sì. Pulito, vediamo un attimo perché mi dispiace perché è stato nel nostro errore. Anche un piacere sentirlo in trasmissione. Io credo che comunque alla fine, come dite voi, è giusto che la domanda qual è stata, scusami perché non mi sono perso, allora di sabato che gara deve essere? Una gara dove la Serie Italia deve giocarsi una stagione, chi entra adesso, se è Orlando, se è Colaiò, se è Rosina, se è un altro giocatore, allora purché chi entra in campo lo faccia con professionalità, con attaccamento, perché questa squadra ci sarà sicuramente più di 500 sugli spalti, oggi mancano due giorni, quindi io credo che in questo momento la squadra che è stata lasciata sola, dobbiamo dirlo, ragazzi, perché non è impossibile. Io vorrei tornare un attimo indietro, giusto 4 giorni fa, quando abbiamo giocato in casa a Pesaro e Cosenza, dove c'era un tremante Gregucci, ho intervistato, e c'era alla domanda che avevo fatto proprio a Gregucci, dove stavano Lotito e Mezzaroma, lui mi stava dicendo: che domande mi stai facendo, che ne so, cioè voglio dire, una no, squadra. Ti do un'altra notizia, perché di quello che tu hai detto attraverso 8 pagine, sì. Poi in sala stampa Gregucci ha preferito non parlare di questo. Ha detto: io parlo solamente per le mie cose, però non. L'ho fatta la domanda, ha glissato nella domanda. Chiaramente, questo è il concetto. Secondo me, Gregucci ha pagato anche il fatto, quando in sala stampa ha detto. Poi parleremo. Anche io penso che per questo motivo. Sì, d'accordo. Ecco, cioè il fatto che lui abbia detto quella velata minaccia, poi parleremo. Vuoi bravo, dire? Bravo. Poi sfilo la corona, bravo. Come si suol dire. Conoscendo Lotito, probabilmente non è piaciuta alla dirigenza Lotito, e alla proprietà. Quindi a Lotito, soprattutto a Lotito, credo che gli ha dato il servito. Quindi chiudendo davvero, io spero che il calciatore, chi scenderà in campo, sperando. Quindi noi da questa postazione non abbiamo mai parteggiato per uno o per un altro calciatore. Per noi sono tutti uguali, poi chiaramente possiamo avere anche delle. Però ti posso dire una cosa: nella partita decisiva, dopo quello che ha fatto, vorrei che Casasola rimanesse. Non so se sei d'accordo, perché sì, quello che è successo Casasola Casasola che si è, tra l'altro, quando. Tu ti riferisci quando è stato con i tifosi? Cioè, non esiste che tu fai un colloquio, tu che sei stato uno dei peggiori di questo campionato, anche se ha fatto 6 gol, e questo fa capire 6 gol come l'ha fatti, ragazzi. Non esiste che tu, solo perché l'anno prossimo, grazie alla Serenità, vai a giocare a Roma, ti sottrai al confronto con chi ti permette di saccenza, per me tenere fuori Pucini in questa partita, che è uno che ha rinnovato, ha rinunciato a tanti soldi, a tante squadre, per far giocare Casasola, Menichini ci mette già del suo, sbaglio. Ha dato Pucino, al di là dell'errore che ha fatto, io che non mi è piaciuto, poteva gestirsi meglio quella munizione contro, però munizione, almeno l'ha presa una munizione, sì, domenica non si toglievano davanti, sì, con una munizione che comunque si portava da parecchi mesi, era in difficoltà da un paio di mesi. Pucino è stato sempre uno che ha lottato in campo, rispetto a Casasola, che comunque è un giocatore che è in prestito, parliamoci chiaro. Casasola, Pucino è un giocatore tuo, io come scelta, come società, avrei fatto giocare più Pucino, farei giocare più Pucino, però adesso chiaramente ognuno fa le sue scelte. Però ecco, Casasola, GIOT, lo stesso Orlando, che non ha i 90 minuti, io metterei più l'esperienza in campo, perché l'esperienza in campo con i calciatori, con Pucino che è amico di Scognamiglio, Rosine che avrà amico, cioè si possono più gestire rispetto a un dei giovani come Javan Anderson, che davvero ha fatto un'annata da villeggiante, davvero impalpabile e irritante vederlo giocare. Quindi se questo devono qualcuno invoca il gol di Orlando, io ho detto Anderson, Orlando, sto parlando di Javan Anderson, irritante, dove praticamente
veramente dobbiamo vedere questo in campo. Noi speriamo, io spero di sbagliarmi, e qui Orlando faccia un gol e già Van Anderson faccia due gol. Io spero di sbagliarmi anche su Casasola, perché Casasola, al di là del fatto di quello che diceva Gaetano, voglio ricordare a Gaetano che Casasola ha giocato in un ruolo che non è suo in questa squadra. Cioè, non penso Casasola dove ha giocato quest'anno, però ha sempre fatto, secondo me, ma domenica la devono salvare, sabato la devono salvare i giocatori che hanno interesse affinché la Salernitana resti in Serie B. Casasola, che andiamo in Serie B, non se ne frega niente. I giocatori che hanno il contratto, che sono sotto contratto della società, quello è il concetto. Non deve giocare, perché Casasola, gli altri che sono in prestito, ma se ne frega della Salernitana se rimane in Serie B oppure no. Quello è il concetto. Casasola ci devono stare i giocatori, è chiaro. Lo stiamo dicendo, l'ho scritto oggi su Grande. Quello è il concetto. Non viene così, perché mi sono nervosito, perché mi sono scocciato di sempre le stesse cose. No, perché sai che cosa faccio io? Sabato pomeriggio mi porto Maurizio e lo metto sul terreno di gioco. Ma sì, infatti, guarda, mi posso capire, guarda che domenica gli ho fatto portare borsa, maglietta e pantaloncino, perché tutti quanti dicevano che bisognava andare allo stadio, perché se scendiamo io e Mimmo Scafuri in campo alla Rechi il giorno dopo dedicato invece stadio a Rechi, stadio a Grillo Scafuri, sto scherzando perché sto stemperando le situazioni. Maurizio, aiutami un attimo, perché tu sei un bravo volevo un attimino chiedere scusa, anche perché questa è una trasmissione che sicuramente andrà in onda anche quando chiuderemo su Facebook, ci saranno tantissimi commenti. Io volevo da te un aiuto. Quali sono le probabilità che la Salernitana rimanga? Quali sono le occasioni che devono succedere in questo campionato? Le occasioni, voglio dare una percentuale. Cioè, che cosa dovremmo fare? Se la Salernitana, per esempio, pareggia a Pescara, che cosa? Allora, sentiamo. Se la Salernitana dovesse pareggiare a Pescara, è chiaro che ci vuole una serie di risultati. Ecco, quali sono? Ecco, volevo questo aiuto da te. Allora, la Salernitana, il Foggia non deve vincere. La cosa fondamentale che il Foggia non deve assolutamente vincere. Vabbè, vogliamo dire che Verona tiene 8 titolari fuori. Non solo, anche il Padova. E c'è Gersini. E c'è Gersini come arbitro. Però il Verona, se non vado errato, correggimi Gaetano, è anche l'ultima occasione per poter agganciare il Busto. Però il problema è se tu giochi con la Primavera. C'è un piccolo vantaggio che, paradossalmente, se Verona dovesse perdere, il Pescara è quinto, quindi potrebbe mollare nel secondo tempo. Quindi Verona Foggia conta quanto la nostra partita. Sì, Verona Foggia è fondamentale per noi. Perché allora sappiamo come funziona. No? In tutte le parti del mondo, in tutti i campionati del mondo, l'ultima giornata si guardano i risultati e spesso cambiano l'ultimo quarto d'ora. Sì. Ma non perché le partite vengono combinate. Perché è logico che sia così. È un fatto normale. Per cui, come diceva Gaetano, scusa un attimo, abbiamo recuperato Extremis, direttore sportivo della Juve Stabex, giocatore, portiere della Salernitana. Buonasera, direttore. Buonasera. Buonasera, direttore. Allora, una domanda, perché siamo in chiusura. Ti aspettavi, non so, tu quest'anno hai stravinto il campionato di Serie C meditatamente, il prossimo anno sarai in Serie B e sperando con la Salernitana sperando che si possa salvare a Pescara, facendo un passo indietro di svariati anni, quando sei stato a Salerno, se ricordo bene, c'è stata una retrocessione, no? Una retrocessione con Polito portiere della Salernitana. E quell'anno voi decideste di, nonostante la retrocessione, l'8, 9, 11 una squadra, di giocare tutti, anche che aveva il contratto per la Serie B, di giocare comunque tutti in Serie C, no? Se ricordo male. Sì. Giusto. Giusto. Ecco, che idee ti sei fatte di questa squadra? Cioè, ti faccio la stessa domanda. Ascolta Luca, ti interrompo un attimo però, perché parliamo di due realtà completamente opposte. Cioè, parliamo di una Salernitana in mano a personaggi che tutti conosciamo, che hanno veramente rovinato l'immagine non solo nostra ma di una città intera a quei tempi. Io venni a Salerno che ero un portiere titolare in Serie A, proprio perché io ero cresciuto nella Salernitana e credevo tanto in quella piazza, ma veramente sono stato deluso da tutto l'aspetto societario, parlo, perché comunque mi avevano illuso di un programma, un progetto che non è mai esistito. Noi, voglio dire che l'anno della Serie B
se non erro abbiamo preso solo 4 stipendi allora, 4 stipendi o 5 stipendi, perdendo praticamente tutti i soldi, posticipandolo all'anno dopo, un vero disastro, cioè un vero disastro di immagine e tutto. Quindi parliamo di due realtà completamente opposte, siamo partiti male lì e siamo finiti peggio, ma non avevamo nessuna ancora di salvezza alle nostre spalle, mentre adesso è una Salernitana molto solida, ha una squadra secondo me molto forte, ma purtroppo la squadra non va, è un dato di fatto. Io ho visto Salernitana Cremonese dal vivo anche altre partite, ma onestamente l'immagine era quella lì, era una Salernitana un po' sulle gambe, cioè, aveva anche vinto la partita allora. Invece perciò, tu da direttore Polito, tu da direttore avresti cacciato l'ultima giornata Gregucci? È stata la scelta giusta? Questo ti posso dire una cosa, cioè sono scelte di vivere, non posso stare lì a giudicare a loro. Forse l'avrei fatto prima, no? Ma magari a questo punto no, non lo so, cioè, capito? Parliamo di situazioni che devi trovarti dentro, cioè parlare al di fuori e fare gli eroi è troppo facile. Sono d'accordo. Non mi va. Sicuramente quello che è sicuro è che qualche errore è stato fatto, perché comunque la squadra credo che è stata anche dei signori giocatori, gente in categoria che ha anche degli ingaggi molto importanti, e quindi, ma io la vedo, ho qualche dubbio veramente, perché la squadra non è ripresa per niente, cioè perdendo anche in casa col Cosenza che loro erano già salvi, è stata una brutta botta. Andare a pescare contro una squadra che si deve salvare, dovranno fare il miracolo. Certo. Ciao, Giro, però prima del miracolo bisogna vedere se questa squadra arriva bene, perché poi anche a play-out con questa testa, con questa condizione fisica, secondo me l'allenatore può fare veramente poco. D'accordo. Ciao Ciro, sono Gaetano Ferraiuolo, ti saluto con affetto, perché anche se a Salerno tu e gli altri senatori siete stati criticati, avete perso una marea di soldi per quella Salernitana e quindi andate sempre apprezzati, e mi ricollego proprio a questo e a quello che ha detto Luca, perché è vero che la società, i dirigenti sono i primi responsabili, però poi c'è una squadra di uomini che può trascinare comunque la gente. Voi partiste nell'anno della Serie C con 1500 spettatori, avete chiuso con 32.000 pur sapendo che eravamo falliti. Quello spogliatoio è ricordato ancora oggi con le lacrime agli occhi. Oggi la squadra, tu non so se hai visto la partita col Cosenza, si sposta davanti, non hanno un minimo di impegno. Come avete fatto voi a trasformare dopo una retrocessione quei fischi in applausi, e perché il calcio in così poco tempo ha perso tutti questi valori? Il calcio ha perso i valori, ma non è vero che ha perso i valori, perché se ti parlo sulla mia pelle a Castellammare, sono veramente, cioè tu vedevi la Juve Stadio, quest'anno era un gioiello, perché magari ti faccio un esempio sulla mia squadra, no? Che è riuscita a trascinare a Castellammare, che sono arrivato qui, che eravamo 40 paganti, e Luca è testimone, perché è uno che segue anche la Juve Stadio con affetto. C'è stato veramente gli ultimi mesi che non c'era un posto allo stadio, cioè quella cosa più bella, perché la squadra era viva. Cioè, io penso che nel calcio di oggi ci vuole gente che ha fame, che ha voglia, cioè, è finito il tempo della... Prima si giocava un po' in modo diverso, il nome, non nome, ma quale nome? Cioè, poi c'è bisogno di viaggiare a 200 all'ora, sono dei giovani che vanno al doppio degli altri, quindi non basta avere un nome, bisogna avere un gruppo importante, bisogna cercare gli uomini, che purtroppo sono sempre meno, però se uno con un lavoro oculato riesce, è la salvezza di tutti, perché quando uno spogliatoio si compatta non ce n'è per nessuno, anche magari con qualche qualità in meno, anche perché io credo, ma lo dico con umiltà, che C e B sono due categorie che ancora ti puoi organizzare, l'allenatore, il gruppo, e con un po' di giocatori fatti bene. La Serie A è un altro mondo, quindi in CMB non serve il nome, serve il gruppo, servono gente che hanno un senso di appartenenza, anche se non è che io, per dire, sono stato sempre un giocatore, sono stato un anno, due anni, ho dato sempre il massimo, poi è potuto andare bene, è potuto andare male, ma io mi sono fatto sempre ammazzare, e poi non sempre i risultati ti aiutano. Allora il problema è quello lì, secondo me la Salernitana ha un problema proprio di base, credo io, perché i risultati sono quelli, era una squadra che era nei playoff, si è appiattita, è caduta proprio a ruota libera, cioè non è possibile che una squadra con nomi di Gennaro, Rosina, lo stesso portiere, che è un ottimo portiere, poi sai, Micai, sì,
poi c'è sempre il fatto che comunque Salerno ci sono piazze e piazze, cioè se ci sono giocatori che possono giocare a Cittadella senza nulla togliere a Cittadella, e giocatori che possono giocare a Salerno e viceversa, cioè c'è gente, non è detto che a Cittadella fanno bene, vengono a Salerno e non vedono mai la palla, cioè, quindi, ma perché magari c'è un aspetto, cioè il grande pubblico, la voglia, il trascino che ha la città è un bene, però ci vuole anche gente che la può supportare, capite? Cioè, purtroppo questo non è mai facile neanche per un direttore. Pulito, Maurizio Grillo, collega di Grada 100. Salve, salve. Buonasera. Abbiamo parlato anche di Mikai, no? Ho detto un buon portiere l'anno scorso tra i migliori della categoria, quest'anno diciamo così e così a Salerno, ma è così difficile fare il portiere a Salerno? È così difficile, è difficile, come dico la verità, anche altre piazze che hanno un tifo caldo, perché comunque hanno quella curva attaccata alla porta, che è un bene quando le cose vanno bene, magari quando le cose vanno bene il portiere è il primo che si elimina. Poi ogni stagione è una storia a sé. Magari l'anno scorso è stato uno dei migliori, quest'anno non lo è stato, ha fatto qualche errore in più, però il portiere capita, purtroppo capita a volte che ti segna la partita, a volte no, e io penso che più che Mikai è un discorso generale lì, perché comunque la Salernitana aveva una salvezza in tasca, ma parliamo di 10-11 partite fa, cioè fu esonerato con l'Antuono, mi ricordo che eravate in zona playoff, giusto? Sì, giusto. Oggi parliamo che se domenica perdete siete a fare caos. Play out o addirittura retrocessione diretta, tante cambiamo l'argomento. Cambiamo l'argomento. Sarebbe veramente una rachiri, non lo auguro a nessuno. Nell'anno del centenario della Salernitana sarebbe davvero una mortificazione per Salerno. Antonio, non si può pensare, sono sicuro che i giocatori tireranno fuori quel qualcosa che hanno dentro, perché ce l'hanno dentro, sicuramente. Speriamo. Pulito, buonasera, sono Antonio Terco di Radio MPA, qualche volta ci siamo sentiti lì a Castellammare. Una domanda, io pensavo che hai vinto il campionato, quello di Serie C, un campionato difficile. Volevo le percentuali, quanto spetta alla società, quanto spetta ai giocatori, quanto spetta ai tifosi, quanto spetta alla stampa per vincere un campionato? Ti sono sincero, ti sento un poco lontano. Allora, stavo dicendo, non so se mi stai ascoltando. Allora, stavo dicendo, io ogni tanto sui servizi di Radio MPA a Castellammare con il campionato di quest'anno che voi avete vinto, volevo le percentuali per vincere un campionato. Secondo il tuo avviso, società qual è la sua percentuale? Tifosi qual è la sua percentuale? Per me, per vincere il campionato, io vincere è una parola che non pronuncerò mai, perché vincere è una parola troppo grande, troppo grossa, le componenti devono essere tantissime, purtroppo ci vuole tutto, non può mancare niente, bisogna dare tutto al 150%. La società deve fare la sua parte, tutta la società, noi facciamo in modo che dalla parte nostra abbiamo la coscienza di dire abbiamo fatto tutto, posta a loro, cioè non dobbiamo avere rimorso, caspita, forse se non avessimo fatto questo oppure se avessimo fatto quello, facciamo una cosa lineare, ci mettiamo sopra e poi di conseguenza il direttore, l'allenatore, il giocatore, pubblico, tutti quanti sono delle stagioni anche che nascono, io credo anche in questo, però non c'è una vera ricetta, questo sì. Perfetto, grazie, direttore. Grazie, Pulito. Grazie per il tuo intervento, direttore, e poi ci vedremo sicuramente, ci sentiremo nei prossimi giorni. Grazie mille. E allora, abbiamo sentito anche Pulito, perché ci dispiaceva davvero, perché davvero è stato personaggio qui a Salerno, ma lo continua ad essere, Maurizio, sì, personaggio. Sì, anche no, io e Luca qualche volta un giocatore io che servizi... un portiere che ha giocato in Serie A, lo mettiamo insomma. In serie difficoltà. No. Comunque è stata una grande... chiediamo scusa alla regia, alla radio, che ci siamo un po' allungati. No, questa sera abbiamo un'ora e mezza. Questa sera, guarda, abbiamo rubato mezz'ora di trasmissione. Anche perché abbiamo avuto Polito, abbiamo avuto in Borgia, che ha detto cose interessanti. Abbiamo avuto. No, dico io, però prima che chiudiamo, no, io devo leggere un messaggio. Sì, sì, in Borgia lo chiudevo. In Borgia cose interessanti. Abbiamo avuto il Sonio Capuano, comunque.
anzi avrei messo in collegamento Aizzolino e Borgia, sarebbe stato in diretta fino a domani mattina. Due grossi personaggi e poi abbiamo concluso con Polito. Fai questa domanda. No, più che una domanda, è un'osservazione che fa un nostro amico che ci segue, Roberto Ferraro. Gaetano Ferraiuolo, il giornalista più bello e bravo di sempre. Hai visto che i social hanno anche commenti intelligenti? Ringrazio Roberto. Sono De Gustibus. No, ma ha ragione, la verità. De Gustibus. Vabbè, poi Ezio Pepe, insomma, ecco, sottolinea che il confronto con i giocatori bisognava farlo prima, insomma, dice che sono praticamente delle mezze tacche a suo modo di vedere, insomma. Maurizio, volevo chiudere qui la trasmissione, volevo ritornare a quello che dicevi prima. Allora, sabato dobbiamo stare attenti alla partita del Verona, poi che cosa deve succedere più? Salernitana che se pareggia, io sto facendo questa domanda perché molti dicono pareggio a Pescara potrebbe essere una salvezza per la Salernitana, se perde il Foggia sì, se addirittura dovesse perdere pure il Venezia meglio ancora. Se vince la Salernitana è ancora meglio, quindi tutti questi calcoli, altri cambi. Parliamo in extremis: il pareggio della Salernitana. Pareggio della Salernitana con la vittoria del Foggia e la vittoria del Venezia. Siamo retrocessi. Non serve a niente. No. Il Venezia, se vince, va a 38, tu hai a 39. Attenzione, col pareggio, giusto. Col pareggio, comunque, facciamo i play-out. Facciamo i play-out. Tutto è che il Foggia deve perdere a Verona. Quindi è fondamentale. Il Verona deve giocarsi i play-off. Devono giocarsi i play-off. Credo che anche lì bisogna stare una stagione deludente, disastrosa anche a Verona, voglio dire, se non fare i playoff. No, ma la cosa grave è che mancano 6-7 titolari col bel Verona, insomma. La partita fondamentale, leggete bene i report, sono chi non si è allenato per affaticamento, chi sta che non giocheranno fino a sabato, hai voglia, quando sono anche fanno anche pretattica, quindi se vanno pretattica a noi fa piacere. E allora siamo in conclusione di trasmissione, questa non è l'ultima di Granata, tutto Granata qui su Radio MTA, ci deve sopportare ancora tutta l'estate, è una trasmissione ancora che conduceranno ancora Granata 100 e tutto Salernitana. Questa sera davvero siamo andati oltre il tempo massimo, ma ne valeva sicuramente la pena, perché è un momento difficile per la Salernitana, ma soprattutto un momento difficile anche per i tifosi della Salernitana. Quindi bisognava attenzionare un po' la situazione in più, anche perché partire con il Pescara, che è l'ultima di campionato ed è quella lì che dovrà decidere le sorti future della squadra granata. L'ultimo commento, flash ancora, a tutte e tre. Ancora extra time? Ancora extra time, l'ultimo commento, Luca. Che devo dire? Un appello. Un appello? Appello a chi? L'appello, se potessi farlo, stare più in alto di me, non lo posso fare questo appello. Io credo molto nei miracoli. Qua ci vuole un miracolo, ragazzi. Ci vuole un miracolo perché la società, come uomini, come squadra, la Salernitana è inferiore al Pescara. Perché come l'atteggiamento, quella apatia, no? Quella apatia che abbiamo visto domenica contro il Cosenza, quell'insofferenza, quella depressione che abbiamo visto, la Salernitana attuale perderebbe anche una squadra di Serie D. Ragazzi, domenica con la gara contro il Cosenza non esiste perdere quella partita, era la partita della vita, quindi significa che la squadra mentalmente è spenta, è off. E allora io spero, a volte noi cambi tecnici, il fatto che Menichin, non che abbia la bacchetta magica, per carità, possa, sai, essere da sprono, solo questo, sai, spronare la squadra. Però, come ha detto prima in Borgia, sono d'accordo, cioè, no, che questo in Borgia, questo Menichin possa fare chissà che cosa. Chiaramente sì, se la Salernitana si salva è merito un po' di tutti, dai, facciamo così. L'importante è vincere, l'importante è salvarsi e programmare, resettare tutto, speriamo che resettiamo tutto e iniziare il prossimo anno con principi, con presupposti, con programmi validi e consoni a una piazza importante come Salerno. E allora, Maurizio, volevo due parole per chiudere, perché sei andato veramente oltre. Vincere e vinceremo.
Gaetano? Questo dicevo pure Canà. Gaetano? Io semplicemente mi accodo a quello che ha detto Maurizio, voglio salutare Enzo Lodato, che tu hai sentito prima, è un tifoso di una certa età che sta piangendo ininterrottamente da domenica, e come lui siamo in tanti ad avere anche difficoltà a dormire, non possiamo andare in Serie C nell'anno del centenario, quindi mi affido a Menichini che l'ha riconquistata, ha contribuito a questa riconquista e speriamo. Ecco perché ti alzo a mezzogiorno, perché non dormi. Non dormo di notte, no, la mattina faccio i calcoli per la salvezza. Quindi vinciamo a pescare Forza Salernitana ora più di prima. Allora, Forza Salernitana ora più di prima, si conclude qui tutto Granata questa sera. Voglio scusarmi con la redazione di Radio MPA per aver rubato parecchio spazio per quanto riguarda la nostra trasmissione. Siamo andati mezz'ora oltre, scusateci tanto, questa sera l'abbiamo rubato, ma avevamo anche il motivo. Noi ci risentiremo giovedì prossimo, speriamo di gridare Forza Salernitana e speriamo che il campionato finisce sabato, che è la cosa ancora più importante, che è una partita dove sicuramente bisogna impegnarsi, dare tutto quello che c'è, perché c'è una tifoseria che aspetta. È tutto da Antonio D'Arco, che mi ha tenuto compagnia fin qui, che ha condotto questa trasmissione, Luca Esposito di Tutto Salernitana, di Maurizio Grillo di Granata 100, così come Gaetano Ferraiolo, che è stato anche questa sera con noi in trasmissione. Linea di studi di Radio MPA, a tutti voi una buonanotte. Okay.